I lavori di interramento di Andria Sud sono partiti e io so, con consigliere Marmo, quanto abbiamo lavorato in regione per cercare di traslare il secondo stralcio e dare continuità a quei lavori per la prossima programmazione senza perdere i fondi che la vecchia amministrazione per 10 anni aveva bloccato per un progetto che non poteva avere. Per cercare di traslare. Quindi l'inizio dei lavori sarà previsto per il prossimo anno. Riteniamo realisticamente di poter esaurire i lavori nei tempi previsti dalla Comunità Europea e quindi di non incorrere in nessuna violazione di quegli aspetti temporali. Per cui sotto questo aspetto abbiamo tranquillizzato la Regione e quindi di non incorrere in nessuna violazione di quegli aspetti temporali. Per cui sotto questo aspetto abbiamo tranquillizzato la Regione. E questa è la verità, e allora bisogna dirlo ai cittadini, perché le cose si realizzano.